Buongiorno, buonasera, dipende dal momento in cui voi ci guardate. Noi stiamo trasmettendo che sono per noi le 8 e un quarto della mattina. Quindi con me c'è il regista Lucio Pellegrini, che come tutti sapranno è un regista molto molto raffinato, che io amo moltissimo, perché ha il potere di raccontare le storie in una maniera in cui uno non si aspetta mai il risvolto. È una specie di scatola cinese, un gioco di scatola cinese che lui si diverte a comporre e a scomporre con una mano estremamente leggera. E questo è successo per La vita facile, è successo per I figli delle stelle, è successo per Allora Mambo, e mi diverte moltissimo, perché mi diverte, mi commuove, come penso che succeda a tutti i nostri ascoltatori. Allora, il nostro pubblico, abituato alla radio, i nostri ascoltatori. Bene, Lucio, allora, mi parla di Monte, siamo qui a Monte, allora lui ha due film, uno fuori concorso e l'altro Focus sui film del mondo. Allora, com'è stata questa esperienza montrealese? Interessante, bella, perché questi dati non conoscevo. Prima volta che vengo qua, mi sembra molto ben organizzato, c'è molto pubblico alle proiezioni, e qui sono diverse che ti Ecco, interessa, racconta questo, insomma. il calore con cui ti hanno accolto. No, c'erano le sale piene, Hai dopo visto ci la coda sono davanti ai cinema le per grandi torri da cucina a centrare? cui noi non siamo tanto abituati, No. e poi soprattutto dopo il film c'è il momento di, qua chiamano Q&A, domande e risposte, che è sempre molto vivo, vivace, bisogna interromperlo perché finisce il tempo, diciamo. Ma è soprattutto il calore umano quello che Sì, ma infatti, sia da parte dell'Italia sia da parte della comunità italiana, che è molto ricca, che è molto interessata a quello che accade in Italia in questo momento. Soprattutto, il bello di Montreal, che mi ha sempre stupito, è che la gente si prende una settimana di vacanza per venire a vedere i film. Sì, ma qualcuno lo fa anche per Venezia, credo, no? O per Roma, non lo so, però insomma, qua lo Roma, fanno. dubito Però qua fortemente. più, non è più fosse da tirare, qua invece è, più, è una cosa molto diffusa. L'impressione è che ci fosse più, veramente un pubblico molto variegato, però fa quasi tutto l'impressione. Lucio, ci lasciamo con i progetti futuri. So che stai per iniziare un nuovo film, Just Around the Corner, e vogliamo parlarne un Soltanto, diciamo, per attimo? La ragioni scaramantica, scaramantiche d'accordo. faccio giusto un accenno, qui Sì. tratto da un racconto di Nicordi, che ho sceneggiato insieme a Massimo Gaudioso e Michele Pellegrini, iniziamo le riprese tra poco, sto Con chiudendo tuo il cast. No, fratello. il mio omonimo, con cui lavoro sempre. Ah, beh, Siamo perché solo omonimi, lo danno per ma fratello, tutti mi pensano perdono. sempre a Ok. Però facciamo finta di esserlo. E sarà girato dove? Sarà Lui è girato. girato interamente a Torino, stiamo chiudendo il cast in questi giorni, diciamo, Ti serve via una mail. giornalista, non so. Ti serve una giornalista No, intraprendente ci come ti ho sono. visto ieri. Per prossimo, appena avrò un ruolo di Ok. giornalista penserò a te sicuramente, in questo Va caso non ci sono. bene. Va bene. Allora facciamo tutti i nostri auguri a Lucio Pellegrini e al suo omonimo, perché visto che lavorano Grazie. insieme, all the best, e scaramanticamente tracciamo il video.